argentea custode del mio tesoro, ripetimi ancora il tuo motto. Chi sceglie me avrà quanto si merita. Savie parole, perché chi oserà mai senza meriti frodare la fortuna e truffare l'onore? Nessuno creda di far sua la dignità che non merita. Dunque, scegliamo. Chi sceglie me avrà quanto si merita. Prenderò ciò che mi merito. Datemi la chiave di questo scrigno e che ne esca la mia fortuna. Per quello che vi troverete, non valeva la pena di perdere tanto tempo. Che cosa c'è? Il ritratto d'un gonzo che amicando mi porge un biglietto? Lo leggerò. Quanto diverso sei da Porzia. E quanto diverso da quello che speravo. E da quello che mi merito. Chi sceglie me avrà tanto si merita. Non meritavo io qualcosa di meglio che questo capo di scemo. È proprio questo il mio premio. Non ho meriti maggiori. Errore e senno sono due diverse faccende ed opposta natura. Che cosa c'è scritto? Sette prove ebbi dal fuoco, sette volte appresi al gioco, sceglie il senno e mai s'inganna. Baci un'ombra e che ti resta? L'ombra labile d'un bene. Questi è scemo, anche se tiene tutt'argento la sua testa. Tale io fui, qual tu sarai, qual sia donna prenderai, va. Segnate la condanna. Indugiandovi qui, sembrerò anche più sciocco. Venne ad adorarvi con una testa di gonzo e... me ne vado con due. Addio, dolcezza mia. Sarò fedele al mio giuramento. Sopporterò... con pazienza, il mio rovello. E così la candela ha brustolito la signora. Oh, questi gran calcolatori, quando vengono alla prova si sentono tanto sapienti che hanno anche la sapienza di perdere. Il vecchio proverbio non è un'eresia, moglie forca per il dal destino. Buona mia signora. Oh, che cosa vuole il mio signore? Signora. È sceso alla vostra porta un giovane veneziano, annuncia il suo padrone e vi porta, oltre ai complimenti e alle cortesie, doni di grande valore. Non ho mai veduto un così promettente mesto d'amore. Mai una giornata d'aprile ha annunciato la ricchezza della vicina estate più soavemente di questo ambasciatore. Basta, ti prego. Sprechi per questo tale tante eloquenze e tante lodi che ho quasi paura tu sia per annunciarci che è un tuo lontano parente. Vieni, vieni, Nerissa, ho fretta di vedere questo perfetto arazzo di Cupido. Bastanio, dio dell'amore, fosse questo il tuo messaggero. Di,
Dimmi, che notizie ci sono, Ariadna? Si dà per certo che una delle navi di Antonio, carica di merci preziose, sia affondata in uno stretto. Almeno così si dice, se quella pettegola della voce pubblica è una donna onesta. Ma è proprio vero, il buon Antonio. Quel galantuomo di Antonio ha perso una nave. Vorrei che fosse l'ultima delle sue disgrazie. Lasciami fare il segno della croce intanto, sono il diavolo che vedo avvicinarsi sotto le sembianze di un ebreo. Viene a interrompere la mia preghiera. Ecco Shylock. Che c'è di nuovo tra i mercanti? Ehi, Shylock! Voi lo sapevate. Nessuno, dico nessuno meglio di voi sapeva che mia figlia sarebbe scappata. Ma certo, e io per parte mia conoscevo perfino il sarto che le aveva cucito le ali per scappare. E Shylock per parte sua sapeva benissimo che l'uccellino erano spuntate le penne. Per questo la maledivo. Ci sarebbe se il diavolo potesse giudicarla. Carne e sangue mi si ribellano. Smetti la vecchia carogna! Che cosa vuoi che ti si ribelli a codesta età? Dico che mia figlia era la mia carne, mia figlia era il mio sangue. C'è più differenza fra la tua carne e la sua che te la levano e la voglio. Che voi sappiate, Antonio ha avuto perdite in mare? State zitto! Cattivo appare! Quello è un fallito, quello è un prodigo che osava appena mostrare il suo muso rialto. Quello è un accattone che quando veniva in mercato si mostrava tutti in vingari. Vadi al suo contratto, aveva l'abitudine di chiamarmi usuraio. Vadi al suo contratto, aveva l'abitudine di prestare gratis il danaro per amore di carità cristiana. Il suo contratto. Sono certo che alla scadenza tu non prenderesti la sua carne. A che ti servirebbe? A farci le scope i peri! E se non ci potrò nutrire niente altro, ci nutrirò la mia vendetta. Ha rovinato! Ha impedito che guadagnassi mezzo milione. Ha riso delle mie perdite, ma ha canzonato per i miei guadagni. Ha schernito la mia nazione. Si è messa attraverso ai miei affari. Ha gelato i miei amici e ha riscaldato i miei nemici. Tutto questo perché? Che sono un ebreo. Un ebreo non ha occhi, membra, sangue, affetti, passioni. Non si nutre dello stesso cibo, non viene ferito delle stesse armi, non va soggetto alle stesse malattie, non ha il freddo della stessa inverno e il caldo della stessa estate. Un cristiano? Se ci pungete, noi non sanguiniamo. Se ci fate il solletico, noi non ridiamo. Se ci avvelenate, noi non moriamo. Se ci offendete, noi non dobbiamo vendicarci. E se siamo uguali a tutti in voi, anche in questo dobbiamo somigliarvi, no? Se un ebreo offende un cristiano, fin dove arriva la tolleranza del cristiano? Fa la vendetta. Se un cristiano offende un ebreo, in dove dovrebbe arrivare la sopportazione dell'ebreo secondo l'esempio cristiano? Alla vendetta. Cavo gli ho insegnato ad essere malvagio, obbedisco, ma mi sarà difficile superare i maestri. Signore, il mio padrone Antonio è a casa e vorrebbe parlarvi. Lo abbiamo cercato dappertutto. Eccone un altro della sua tribù, ma un terzo non se ne trova, a meno che non si faccia ebreo il demonio in persona. Upa! Che notizie mi porti da Genova? Hai trovato mia figlia? Sono capitato spesso dove si parlava di lei, ma non l'ho potuta trovare. Tu vada, per brillante, lo avevo pagato 2000 ducati a Francoforte. Mai, mai il nostro popolo è stato colpito così dalla maledizione. Io non l'avevo mai, mai provata. Duval, 2000 ducati, solo per quello e altri preziosi, preziosissimi gioielli. Vorrei vederla morta qui, ai miei piedi, con quei gioielli qui agli orecchi. Vorrei vederla sotterrata qui, nella bara, con quei miei ducati.
neppure di questi tu hai notizie. E adesso chissà quanto dovrò spendere per rintracciarlo, una perdita sull'altra. Tanto si è portato via il ladro e altrettanto si è speso per rintracciarlo. Senza nessuna soddisfazione, senza nessuna vendetta. E non un sospiro, solo quelli del mio petto, non una lacrima, solo quelli degli occhi miei. Ma vi sono anche altri uomini sfortunati. Antonio, a quanto abbiamo detto a Genova. Come? Sfortunato? Verso una nave che veniva da Tripoli! Dio sia ringraziato! È vero, è proprio vero. Ho parlato con alcuni dei marinai scampati dal naufragio. Tuval, queste sì, che sono buone notizie, Tuval. Come ti ringrazio, Tuval. È proprio vero, Tuval. Tua figlia ha speso a Genova in una notte, dicono, 80 ducati. Queste sono pugnalate, Tuval, che tu mi dai. 80 ducati in una volta, non rivedrà più il mio oro. 80 ducati. Diversi creditori di Antonio, che sono venuti a Venezia con me, giurano che non ti potrà pagare. Come ne sono contento, Tuval. Come lo perseguiterò. Come lo torturerò. Tuval, come ne sono contento. Uno di quelli mi ha fatto vedere un anello che tua figlia gli aveva dato per una scimmia. La tortura, Tuval, era la mia turchese e me l'aveva data Lea quando ero scapolo e non me ne sarei separato per tutte le figlie di questo mondo, Tuval. Antonio è certamente rovinato. E questo è sicuro, arci sicuro. Vai, Tuval, cercami un ufficiale della giustizia e tienmelo pronto 15 giorni prima. Se Antonio mancherà, vorrò avere il suo cuore in mano. Vai, Tuval, ci rivedremo in sinagoga. Vai, Tuval mio, vai al nostro tempio, Tuval! Aspettate ancora un giorno o due prima di scegliere, vi prego. Perché se sbaglierete, perderò per sempre la vostra compagnia. Sento qualcosa, ma non è amore, che mi consiglia non perdervi. E non v'è bisogno che ve lo dica, non è l'odio a dare consigli di questo genere. Ma per timore che non abbiate a capirmi bene, poiché una ragazza ha sulle labbra soltanto quello che pensa, io vi dico che vorrei trattenervi qui un mese o due prima di farvi correre questo rischio per me. Potrei insegnarvi qual è il vero modo di scegliere, ma sarei spergiura e non lo sarò mai. Se mi perderete finirò per rimpiangere di non essere stata spergiura. Maledetti i vostri occhi che m'hanno stregata e divisa in due. Una metà vostra, un'altra metà vostra, ma anche mia, direi. È vero che se è mia è vostra. Insomma, sono tutta vostra. Oh, tristi ore che vengono a separare il proprietario dai suoi diritti. E così, pur essendo vostra, vostra non sono. Provate, ma vorrei che ci andasse di mezzo la fortuna e non io. Parlo troppo,
Ma volevo allungare il tempo e ritardare la vostra scelta. No, lasciatemi scegliere. Restare così è una tortura.